Mason si sperò di Sanders ad 1.35, opportunità. L'avvio spumeggiante di Capo d'Orlando, Portannese. Cerca spazio, poi va Sanders. Gran palla per Antonio, poi sotto a cercare, tra l'altro che non torna a difendere e poi può andare. Azione, l'errore, ma poi arriva Giorgio che può approfittare dello sbandamento dell'Upea, lo fa. Lo scarico per Sanders sotto verso Moka, da solo. Per fortuna di Capodorlando c'è l'errore, ma c'è di Melvin. Adesso per Sanders, fuori Benevelli dai 6 metri, l'errore di Benevelli, scarico per Sanders da 3 punti, Troy Bell, gran palla per Sanders, la stoppata, tanto la stoppata di George, ma arriva, che hanno onorato questa gara e che stanno onorando questo campionato con l'alley-oop conclusivo di su di lui, non c'è il fallo e allora lo scarico per il tiro di Marigny, l'errore, il rimbalzo di Callan e si distende Taurin Green che andrà subito a cercare Sanders, è un tiratore da 3 punti, un affrontare da 3 punti, sbaglia, scusa, intanto poi c'è il rimbalzo di Sanders, doppio rimbalzo, triplo, continua a dominare anche sotto canestro, meno alla difesa. Sanders, giro, tiro da 2 punti, a segno, primo vantaggio per Imola, prova subito a rintuzzare con la tripla Melvin Sanders, già in doppia cifra dopo setto di Zagorac. In totale dal campo e veramente non riesce a imbroccare bene questa serie. Punti realizzati per lui. Sì. Attenzione a Sanders da 3 punti.